Nell'attesa dell'arrivo della mia piastra, ho provato a fare i coni gelato homemade. Sempre senza l'uso della gelatiera, ovviamente, quindi faremo dei coni homemade veramente artigianali e alla portata di tutti. Ti do il benvenuto nella cucina di un re, io sono Raquel. Prima di passare alla mia ricetta, iscriviti al mio canale. Queste cialde veramente molto semplici, sono adattabili sia al cono che alla coppetta. Basterà preparare una sorta di pastella iniziando dalle uova con lo zucchero, aggiungendo il burro fuso, l'acqua ed in seguito poi la farina setacciata. Mescoliamo per qualche minuto con una forchetta e quando tutto sarà ben inglobato e sciolto e non ci saranno grumi, possiamo iniziare a formare le nostre cialde. Semplicemente scaldando un padellino, facendola cuocere sul lato e anche sull'altro, in questo modo. Poi mi sono fornita di un cono in polistirolo, sai, di quelli che si usano a Natale. Li ho rivestiti con la pellicola e ci ho avvolto immediatamente la mia cialda, che andandosi a freddare prenderà subito la forma. Ho ritagliato delle strisce di carta da forno e con lo scotch le ho saldate attorno ai miei coni. In questo modo sarò sicura che il mio gelato fior di latte non cadrà. Il gelato lo preparo in modo semplice, se vuoi ti lascio sotto il link degli altri video dei gelati che ho preparato, quindi con la panna aggiungendo il latte condensato e poca vanillina. Lo trasferisco poi in una sac à poche per facilitarmi il riempimento dei coni e per avere anche un effetto un po' più decorato. Lascio riposare in frigo per qualche ora e voilà, i miei coni gelato homemade sono pronti. Ma sì, direi proprio che possano andare. Vi prometto però, non appena mi arriva il fornelletto, vi rifarò un altro video più specifico e preciso su questo argomento. E invece tu le fai le cialdine in casa con quale attrezzature? Fammelo sapere sotto nei commenti. Grazie per aver scelto il mio video. Ci vediamo qui lunedì prossimo e sui social mi trovi tutti gli altri giorni.